con delle azioni e cambia il suo stato. Dunque, se questo era un feedback, vedo il risultato della mia azione e questa informazione la uso per aggiustare la mia azione, dunque feedback, circuito retroattivo, questo è un feed forward, dunque è un circuito che in italiano non esiste la traduzione, non è retroattivo ma circuito proattivo, non in base a quello che vedo ma in base a quello che io immagino possa avere, mi modifico. E questo vale per tutti i sistemi viventi, dice questo, afferma, tutti i sistemi viventi sono dei sistemi anticipativi, dalla singola organismo monocellulare a, aggiungo io, è la domanda, fino all'intera troposfera in cui noi pretendiamo di guidare un clima in base alle nostre immagini mentali, che in base a quale sia un clima preferibile rispetto a un altro. Ecco, dunque ho messo insieme questi due filoni, queste due, diciamo, discipline in un unico grande framework, dunque quadro concettuale in cui c'è una politica di cambiamento climatico, in cui ho degli effetti, tutte le politiche, le scelte, i finanziamenti, metto $1 milione lì o lì, a poi che implemento nelle azioni, ci sono dei ritardi, le azioni avranno dei ritardi specifici e propri a seconda delle azioni nel modificare le emissioni. Poi le emissioni avranno dei ritardi, anche qua, multi livelli, con diversi sentieri, path, diciamo, di impatti, dei ritardi nel cambiare il livello di cambiamento climatico. Poi io userò queste, io, l'uomo sta usando questa informazione in base come differenza tra lo stato attuale di livello di cambiamento climatico e il desiderato cambiamento climatico. E qua, in base a questa differenza, promuove altre azioni. Il tutto qua. Quello che ho posto in dubbio, appunto, pensando a punti tra società e scienza nel cambiamento climatico, è: chi definisce questo? Un politico? Il miglior scienziato? Il miglior politico? Un gruppo politico? Un gruppo di scienziati? La cittadinanza mondiale? Perché comunque qua si tratta di deviare ingenti quantità di denaro verso una politica o verso l'altra. Riduzione della povertà o riduzione delle emissioni di carbonio? E beh, quando le cose sono win-win, perfetto. Quando le cose non sono win-win, ecco che sono domande aperte. Bene, questo, all'interno di questo gap percepito, c'è l'altro tipo. Non è più un feedback, ma è feed forward. Dunque, a seconda della scienza può contribuire in modo esplicito, esplicitando modelli mentali in base a come sarebbe il mondo se applico questa azione, dunque questa azione, e qua ho un modello di se stesso, di sistema, poi in questo caso. E in base a questo modello posso dire, se questa è la differenza, se questa è la mia azione, posso ipotizzare che lo scenario B3 o X. E in base a questo scenario modifico la mia percezione, modifico le mie azioni. Però il problema è che alle volte, se parliamo di scienza, sono modelli espliciti. Se parliamo di decisioni politiche, ci sono dei modelli impliciti. Perché non solo c'è cambiamento climatico, lo scenario di clima, ma c'è anche lo scenario socio-economico politico dietro quel clima, e alcuni decisori possono avere la propria mappa mentale non esplicita, in base a quello però dirigere direzioni diverse. Dunque il system thinking, dunque il pensare per sistemi, cerca di esplicitiamo i modelli mentali, non solo i modelli digitali, i modelli, diciamo, formali, quantitativi, ma anche i modelli mentali che usano magari, che usano, si interfacciano questi modelli quantitativi per gestire e direzionare. Dunque, questo è il framework. Ho cercato di dire, in letteratura, quali sono i collegamenti? Dunque, ho cercato per ciascuna di queste frecce di vedere tutta la letteratura. Posso ti rassegna 160.000 paper con delle precise domande. Chi ha l'informazione? Perché non è scontato. L'informazione può averla solo, come sempre, principalmente un gruppo di scienziati che si riconosce nell'Intergovernmental Panel for Climate Change, l'IPCC, gli altri scienziati magari meno, oppure non sono legittimati. C'è un problema di legittimazione di chi ha la conoscenza e di chi la usa, che non è scontata. Chi ha il controllo delle azioni? Anche qua,
è un problema di tipo sociale, oltre che scientifico. Le azioni hanno certi effetti, hanno certi costi per la società, alcuni accettabili, alcuni inaccettabili, e definire cosa accettabile e inaccettabile, apriamo una discussione, non lasciamolo solo nell'ufficio dell'IPCC, o insomma comunque non in sedi ristrette. E poi gli orizzonti, parlando di ritardi, come ragionano, come ragioniamo? Come scienziato, come politico, come cittadino, in termini di ritardi, in termini di orizzonte temporale. Pretendo, come alcuni volete, di cambiare il clima nei prossimi 5 anni perché la mia legislazione, il mio potere finisce, dunque devo dimostrare che è. Oppure la mia azione politica ha nella mappa mentale 10 anni, 20 anni. Questo influenza i pesi interni dei modelli, cioè, che fanno deviare verso uno scenario, verso una scelta all'altra, influenza anche la scienza. Anche qua, proprio nella mia revisione di letteratura, ho provato a vedere quanto in là si spingono, quanto è l'orizzonte temporale per dei papers, cioè dei prodotti scientifici. Alcuni vedono i prossimi 20 anni, alcuni si spingono i 50, alcuni i 100. Ecco, i 100 anni cominciano a diventare qualcosa di che ha un ritmo di cambiamento simile al ritmo di cambiamento diciamo del clima mondiale. Sotto, no? Dunque, ecco, lì ci potrebbero essere anche dei problemi di tipo epistemologico, proprio la scienza si pone o non si pone alcuni quesiti. Dunque, cercato di interpretare, di applicare quella metafora del riempiamo un bicchiere d'acqua. Dunque, gli elementi del feedback, questo feedback, dunque, il livello desiderato di acqua, il flusso attuale, la differenza tra il livello attuale e quello desiderato, in termini di cambiamento di paradigma di cambiamento climatico, dunque, anziché l'acqua desiderata è il livello accettabile di cambiamento climatico, e tutto sommato poi, cioè, ho derivato delle domande aperte per la scienza, ma anche per la politica a livello mondiale. Questo è un contributo, è stato pubblicato quest'anno, anzi febbraio di quest'anno. Poi, altra parte del task più specifico, vulnerabilità e vulnerabilità a livello locale. Come facciamo a distinguere che un comune è più vulnerabile rispetto all'altro? E qua c'è da distinguere cioè una varietà di definizioni di vulnerability. Per alcune è il punto di partenza, una società, una comunità ha delle caratteristiche sociali, economiche che la rendono vulnerabile qualsiasi sia il cambiamento climatico. Dunque, il focus è appunto sulle caratteristiche sociali, economiche e locali. Dunque, quello che rende più o meno vulnerabile ed è esacerbata la sua vulnerabilità al cambiamento climatico, dunque, come elemento di partenza, all'opposto. La vulnerabilità è quello che rimane, serve a definire un problema dal punto di vista top-down, cioè a livello generale, quel che rimane dopo la sensibilità all'esposizione, dunque una specie di ending point. Quando ho calcolato di altre componenti, quello che rimane è la mia vulnerabilità. Abbiamo cercato di farne però uno strumento operativo, dunque ci siamo immaginati 100 e passo comuni che sono passati in pochi anni dal 221 al 168, questo mi ha dato un gran problema, perché i dati magari sono più vecchi quando erano 121, 221. Beh. Comunque abbiamo cercato di produrre un metodo, un approccio per identificare le priorità in termini di supporto all'adattamento al cambiamento climatico. Dunque, immaginando, siamo una provincia, ho 100 da spendere. Dove li spendo? Dove inizio a spenderli? Chi ha più bisogno di un supporto esterno alla comunità locale? E questo è un po' un metodo che può essere generalizzato, non solo alla provincia di Trento, ma in generale. Dunque, innanzitutto identifico le incertezze del clima, poi identifico i sistemi socio-economici, socio-ecologici che sono collegati a quelle incertezze, poi identifico le opzioni, perché le opzioni non sono infinite. A seconda del contesto, nelle Alpi 5, 6, 8, magari nella pianura padana saranno alte, però non sono infinite. Dunque, per ogni regione posso identificare quelle pensabili.
Poi per ciascuna cerco di vedere qual è la rilevanza, qual è la necessità. Un comune avrebbe più bisogno dell'opzione 2, altri comuni hanno più bisogno dell'opzione 3. Dunque la rilevanza, la necessità, il bisogno e poi le capacità. Quel comune avrebbe bisogno dell'opzione 3, è capace di farsela, è capace di mettere in atto quella capacità di adattamento. Se no, ecco lì, se, quando no, allora c'è lì la priorità di intervento. Come appunto maggior necessità e minore capacità. Ah, come si sente a posto? Allora, ho immaginato Arco Alpino, Trentino, ma anche altre province dell'Arco Alpino, le principali incertezze, diciamo, il clima può variare e possiamo misurarlo in tantissimi modi, dalla precipitazione media, la temperatura media. Le cose più interessanti, più rilevanti per una popolazione locale sono gli eventi estremi di precipitazione, l'ammontare totale. I giorni caldi per la popolazione, avere un aumento di mezzo grado centigrado nella temperatura media è difficilmente percepibile. Però abbiamo dei problemi sociali se abbiamo dei giorni caldi o se abbiamo delle notti tropicali, in termini di proprio aumento dei decessi, nell'estate del 2003 si è iniziato a proprio a evidenziare come questa variabile a livello sociale sia tra le più impattanti, e poi a livello turistico, copertura. Dunque, queste incertezze vanno a impattare dei sistemi territoriali, in senso territorio come sistema socio-economico o sociale e ambientale. Dunque abbiamo le aree urbane che sono più impattate da alcune incertezze, l'agricoltura da altre, e per ciascuno di questi poi abbiamo delle opzioni a livello locale, per esempio. E le precipitazioni estreme in aree urbane, oppure la siccità, oppure una delle opzioni è aumentare le riserve, la capacità dunque d'acqua quando ci sono le precipitazioni scarse, o aumentare le riserve d'acqua come cassa di espansione. A livello provinciale, immaginandoci questa casa, la provincia di Trento, okay, i sussidi agli attori locali per implementare una serie di opzioni. Queste non necessariamente sono tutte quelle plausibili, però sono, per iniziare, iniziamo da queste, poi lo stesso metodo diciamo, può includere altre opzioni che magari saranno tecnicamente possibili. Poi per ogni opzione ho immaginato dei criteri di rilevanza, appunto per dire, a parità di stress idrico. Qual è il comune che avrebbe più bisogno di aumentare le riserve d'acqua? Dunque, avrebbe più bisogno dell'opzione A1. Come lo misuro? Aree coltivate. Immaginando che per il sistema di agricoltura, se un comune ha 1 ettaro, un comune ha 10.000 ettari, ovvio, ne consegue che il secondo comune ha più bisogno di quella capacità di adattamento. Questo per un criterio per ogni tipo di opzioni di adattamento. Poi, a parità di aree coltivate e stress idrico, qual è il comune in cui è più facile o ha più capacità, potenzialità di A1, dunque, di incrementare le riserve d'acqua? Se in fondo valle è più facile, l'acqua gli arriva. Se è un comune di media alta montagna, penso a alcune aree agricole dell'Alta Val di Non, ma anche Folgaria, ecco, a parità di tutto il resto, sicuramente il comune più alto ha più difficoltà, perché l'acqua scende, proprio fisicamente scende. Ecco, dunque, rilevanza del criterio, dunque, criteri di necessità delle nostre opzioni di adattamento, criteri di capacità di implementarle. Ma noi te lo potremmo dire esattamente. Ecco, benissimo.
Allora possiamo fare il prossimo paper, il prossimo articolo. Benissimo. E ho usato una Cioè, dove il regola. potremmo in realtà è ipotetico, nel senso che bisogna implementare i modelli, le analisi, quindi questo richiede, cioè, diciamo, nella mia testa ho le soluzioni di come calcolare in modo accurato quelle cose lì. Ecco, nella pratica queste soluzioni non sono implementate, perché per implementarle bisogna poi, Sì. come dire, Quanto faccio, dove lo faccio, cioè richiede anche quello un sistema di, cioè è un investimento che bisogna fare in alcune risorse umane, diciamo, e anche tecniche da implementare, quindi richiede un finanziamento, richiede anche lì delle priorità e così via, insomma. questo a livello di strategia di medio e lungo termine, nel senso posso identificare le priorità, poi quando ho individuato, ad esempio, immagino i nostri 10 comuni che hanno più bisogno, in base a questo, lì dove lo faccio, come lo faccio, e vado su un altro tipo di problema più sì, di dimensionamento della soluzione. E, dunque, ho usato questo con i criteri min-max, ovvero ho ordinato tutti i comuni per ciascuna opzione di adattamento a seconda della massima necessità e minima capacità. Esempi. R1, questa è la rilevanza per l'opzione R1 dai comuni in cui è più rilevante il problema. Quella feasibility qua è il comune in cui è più o meno fattibile quell'adattamento specifico. Poi ho cercato di matchare il tutto. Questi sono i comuni che hanno contemporaneamente maggior bisogno e minore capacità. E dunque questi potrebbero essere i nostri comuni, insomma, in cui indirizzare le strategie. Poi all'interno dei comuni, giustamente, come dimensione, lascio la palla, insomma, lascio il testimone a chi viene dopo. Bene, questi sono, ecco, i due contributi del task. Avete delle domande? Videocamere. Sì, dopo.